¿Te sale los dientes? No. Sabrina Vedruta. No. Massimiliano Bastoloni. Massimiliano Bastoloni è campione italiano di bocce. Poi c'è Luciano Bastoloni. Poi c'è Patrizio Pistoia, il nostro ragazzo che da alcuni mesi è qua e qui che noi ci sta particolarmente a cuore. Ci sta il padre, va bene, va già da lui. Ecco, certo, va bene, va bene. Oh, ambito. E ti impegno di mostrare che la gita e c'è di allora, Leandro Ranieri ci dovrebbe stare, pare che lo vi sono. E parlo di qua. Dimmi che siamo qua. Niente, già noi ce lo porti tu. Marco Brunetti Ciaffoni. Anche lui ha finito a sportive di De Giordano. Ecco, guarda, guarda lì. Ma poi ci dovrebbe stare, ma non l'ho visto, prima di Luca. Oh, però ci sta vivendo Luigi. Dai, giocatori, vieni. Anche lui si spinge nella città sportiva. Di affidare, dai. Angelo Pistoia non c'è perché è in Belgio. E poi c'è... Sta sul piano? E io di farina? Ce lo dai tu? Sì, da. Sì. E sì. No, aspetta. È questo. Mauro Gallari. È forte non soltanto nella città sportiva, ma anche nella parola di falegnameria. Ecco un attimo. Poi c'è Silvestro di Rocca Mandelone. Anche lui per la città sportiva.
Ecco, sì, bello. Poi l'auto 30. Tanta di Simone c'è? No, lo vediamo domani. Dove c'è la 30? Ecco qua. Angelo Dandari, caro visto qui. Angelo pure bravo nell'attività di falegnameria. Ma ho vinto in no, non Giuseppina Ghigiani. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Ha capito stamane? Ci sta capito? Giuseppe Fagnani. Lo sono dei piani, Rossano. Vieni, Rossano. Alessandra Cipriani. Un bel diploma da Alessandra. Questo è tuo. Grazie. Il pacchetto. E il sacchetto. Prendiamo il sacchetto. Così. Ecco qua. Poi l'altro premio è sulla Longo. Andate via. Dai adesso? Sì. Perché la madre non guida di notte e quindi devo scappare lì. Ce lo vediamo domani.